Buongiorno, sono Maristella Fulgione, reggente dell'Istituto Comprensivo per il corrente anno vicinanza Pirro. Oggi, dopo un bel po' di tempo, abbiamo provato le prove di evacuazione. Essendo entrambe le scuole anche al centro di Salerno, abbiamo chiesto l'aiuto, devo dire splendido, dei volontari della Protezione Civile, e devo prendere atto sia per il plesso della Pirro sia per il plesso del vicinanza che le prove hanno avuto un esito positivo, più devo dire anche un po' non sperato da me, visto il numero dei bambini e visto anche la situazione edilizia del piano di evacuazione della scuola. Un piano di evacuazione elaborato in maniera splendida dall'ingegnere Picalella, responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, e quindi non posso che ringraziare. Ma il mio grazie va ai bambini piccolissimi e alle loro maestre, che sono state splendide, ben organizzate. Ovviamente ci sono i nei, come in tutte le situazioni, che piano piano, insieme a tutto il personale, sempre mi auguro con il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione di questa scuola e con la Protezione Civile, a cui do la parola, mi auguro ripeteremo in primavera. Ovviamente ringrazio l'ente locale che ha collaborato con i vigili urbani alla realizzazione della giornata di oggi. Salve, sono Giovanni Zevolino, il coordinatore del gruppo comunale della Protezione Civile del Comune di Salerno. Noi abbiamo accettato i volontieri l'invito della dottoressa su come confrontarci e interfacciarsi sul piano di evacuazione della scuola, sia della vicinanza che della Pirro. Per quanto ci riguarda è stata una splendida esperienza insieme ai docenti di questa scuola. Noi abbiamo fatto anche un piccolo intervento, diciamo, nell'aula magna con i docenti, e anche perché noi, il nostro motto è che la consapevolezza e la conoscenza di rischi aiutano soprattutto a salvare la nostra vita e la vita degli altri. Quindi ben vengono queste iniziative e noi siamo soprattutto, voglio dire, da sprono alle scuole di Salerno, e quindi noi siamo completamente a disposizione dei plessi scolastici, delle direttrici e del proprietario degli studi di Salerno. Quindi ben vengono queste iniziative e ringrazio soprattutto la collaborazione della dottoressa per lo splendido supporto che ci ha dato. Quindi voglio ringraziare, consentitemi, la Croce Rossa, che è stata vicina a noi, come sempre, a completa nostra disposizione per l'intera giornata. Quindi un grazie a tutti.